colori tumultuosi, prospettive insolite e il Colosseo che diventa una pop star. Fino al 28 settembre la sala Carlo V del Maschio Angioino accoglie Diarius, la mostra personale di Solveig Cogliani curata da Francesco Gallo Mazzeo. I tratti caratteristici di quest'artista sono senza dubbio la grande virtù del colore, uno, cioè la capacità di mettere insieme colori diversi o colori complementari e farli parlare, e poi la grande sapienzialità del gesto. E quindi un gesto che segna, fa diventare figura, media l'astrazione, convince verso un significato oppure li elimina tutti. Io ritengo che l'arte sia popolare quando si mostra in luoghi pubblici, quando si mostra, diciamo, in luoghi aperti e quando non pone mai nessuna discriminazione a che chiunque possa goderne. La mostra ha ingresso gratuito per i visitatori del castello e organizzata dalla Galleria Michelangelo di Roma e da Spazio Nea, col patrocinio del Comune di Napoli. Questo quadro che ho alle spalle è La città giusta, è un colore con cui io immagino la tangenziale di Roma e in realtà appunto queste strade cittadine. Io lavoro molto sulla base dei contrasti cromatici e mi piace poi in realtà trasformare quello che vedo, parto sempre da quello che vedo, però poi dipingo quello che rimane nella mia mente, nella mia immaginazione, trasformato da quello che ho sentito e da quello che desidero. In particolare questo quadro si intitola La città giusta, quindi è racconto di un sogno.